Buongiorno e ben ritrovati. Oggi un primo piatto pensato per la vigilia di Natale. Questi conchiglioni ripieni di pesce. Sono facili da preparare e molto originali, adatti appunto alla vigilia, ma a tutte le vostre cene a base di pesce. Preparo ora il sugo per i conchiglioni. Questi sono 150 g di pomodorini che ho già lavato. Devo tagliarli a pezzetti piccoli piccoli. E mi sposto ai fornelli. Verso in padella un paio di cucchiai d'olio. Aggiungo uno spicchio d'aglio e lascio scaldare l'olio. Ora aggiungo i pomodorini. Un pizzico di sale e lascio insaporire qualche minuto. Questi sono 200 g di filetti di cernia, li aggiungo interi e poi li spezzetterò durante la cottura. Li copro con i pomodorini. Copro con un coperchio e lascio cuocere qualche minuto. Sono passati 5 minuti, inizio a spezzettare i filetti di cernia. Tolgo anche l'aglio. Prendo poi una grattugia a fori larghi e un 80-100 g di zucchina e la grattugio. Lasciamo cuocere un altro paio di minuti anche la zucchina insieme alla cernia. Infine aggiungo 100 g di salmone affumicato. Anche questo a pezzi grandi e appena inizierà a cuocere lo spezzetterò. Inizio a spezzettare. E appena il salmone sarà diventato tutto rosa, potrò spegnere. Poco prima di spegnere controllate come sta di sale. Io l'ho messo soltanto all'inizio nei pomodorini e non ne aggiungerò altro perché il salmone è molto saporito. Voi assaggiate e regolatevi secondo il vostro gusto. E questo possiamo già spegnere e togliere. Preparo la besciamella. Mi occorreranno mezzo litro di besciamella. Io la preparo sempre col mio metodo particolare, che non è quello classico del roux. Allora, questi sono 50 g di farina e questo è mezzo litro di latte. Faccio sciogliere la farina con poco latte preso dal totale e formo questa specie di pastella. Possiamo metterne anche un altro po' e faccio sciogliere bene in maniera da eliminare subito tutti i grumi che forma la farina. Ecco, così. E ora posso già spostarmi ai fornelli. Metto in pentola 30 g di burro, aggiungo un po' di noce moscata.
e attendo che il burro si sciolga. Il burro è sciolto, aggiungo il restante latte. Poi la farina che ho fatto sciogliere con il latte. E inizio a mescolare. Aggiungo un bel pizzico di sale. E ora attendo che il latte giunga a bollore. Il latte inizia a bollire e quindi nel giro di pochi minuti la besciamella si addenserà. È importante non smettere mai di mescolare. Ecco, la besciamella si è già addensata. La lascio di questa consistenza, non proseguo oltre la cottura perché voglio che rimanga abbastanza morbida e poi c'è da considerare che raffreddandosi si addenserà comunque un pochino da sola, quindi posso spegnere e toglierla. Ecco, questa è la consistenza. Metto la besciamella all'interno di una ciotola. E la copro con un foglio di pellicola che deve stare proprio a contatto con la besciamella. Questo è importante perché altrimenti raffreddandosi la superficie forma una crosticina che poi diventa grumi. Quindi per non formare i grumi è importante anche coprire la besciamella durante il raffreddamento. Così, proprio a contatto in maniera che non entri l'aria. E questa la lasciamo raffreddare. Ho messo sul fuoco l'acqua per i conchiglioni, sta bollendo, aggiungo il sale e 300 g di conchiglioni. Questi li farò cuocere il tempo indicato e poi li scolerò al dente. Ho scolato i conchiglioni, ora li metto su un canovaccio pulito. Li capovolgo tutti ben distanziati, così se dovesse essere rimasta un po' d'acqua all'interno uscirà. Riprendo ora il sugo che ho preparato, lo metto in una ciotola, aggiungo anche qualche cucchiaio di besciamella per rendere questo ripieno più cremoso e più facile da mettere all'interno dei conchiglioni, quindi circa 3-4 cucchiai, così, e anche un po' di timo. Prendo poi una pirofila da forno e metto un po' di besciamella sul fondo, circa la metà di quella che mi è rimasta, e la distribuisco bene. Prendo poi il primo conchiglione, mi aiuto con un cucchiaino, prendo un cucchiaino di ripieno. E inizio a posizionare i conchiglioni in diagonale. Così. Ricopro con la besciamella che è avanzata poi appena una grattata leggera con un formaggio dolce
Io sto usando una scamorza dolce. Al limite va bene anche qualche cubetto di mozzarella. E in forno a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Ed eccola pronta. E ne prendo una porzione. E ne assaggiamo uno. E per oggi è tutto. Io vi saluto e noi ci vediamo presto.